letto qua? Sì, Yumi, mi sono iscritta a scuola e... non mi hanno ancora dato la divisa e quella che mi ha dato Tubi andava troppo stretta. Ah, ok. Buongiorno! Ciao, Shark! Oh, aspetta un attimo, ma la divisa... Ma ti pare che vado a mettermi quella divisa da femmina? Che cosa vorresti insinuare, eh? No, 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 nulla. Vado a continuare a giocare al biliardino, ciao. Oh, ma perché te ne sei andato così a caso, Shark? No, no, nulla. Non è successo niente. Ragazzi, 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 sentite tutti quanti qua! Ho trovato Herobrine! Eh? Sì, ok, e poi? Oh, dai, Sbri, ma era soltanto un sogno. Herobrine già l'hai distrutto, non esiste più e non c'è in questa università, ok? Allora, innanzitutto si dice Herobrine. E oltre poi, vedi che comunque io l'ho trovato, l'ho visto, te lo posso giurare sopra il mondo intero. Praticamente stavo sul tetto e stavo spiando quello che stava accadendo all'interno dell'università. Di notte. Sono stato lì 20 minuti. Ho pensato che magari non ci fosse effettivamente nessuno. Ma una certa, con i miei sensi da sbriragno, ho visto qualcosa muoversi nell'angolo. Ed era proprio Herobrine. Era lui. Si stava dirigendo verso la scuola. Ed era completamente notte fonda. Non so dove cavolo poteva essere andato, ma stava correndo, anche più veloce della luce. Io feci un balzo e ho detto: oh mio Dio, è proprio Herobrine. E allora sono ritornato in camera, perché dovevo pensare a tutto quello che ho visto. Oh, aspetta, fermo campione. Tu vorresti insinuare che hai visto un tipo con gli occhi bianchi di notte in giro per la scuola? Sì, proprio così. L'ho visto con i miei occhi. E non sono pazzo, ragazzi, non l'ho visto davvero. Shark, di qualcosa. Sì, potrebbe essere vero, ma dobbiamo indagare. Ehi, raga, che succede? Dormite, perché questa notte non si dorme. Aspetta, cosa hai detto? E quindi lui non viene con noi? Meglio di no, anche perché sai com'è. Rayon è quello più cacasotto di tutti, quindi è meglio evitare, ecco. Beh dai, ma non è carino, dai, potremmo portarlo con noi. No, se è come dite voi, meglio non portarlo, sveglierebbe tutta la scuola. Ecco, hai visto? Dai, andiamo. Ma dove dovremmo andare? Dove l'ho visto l'ultima volta. Ah, cacchio, piove, 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 piove. Ok, ora possiamo entrare. Cavolo, questa scuola quando è notte è veramente paurosa. Eh sì, è la seconda volta che ci entriamo di notte, ho paura. Ma scusate, che cosa è successo che fa paura? L'ultima volta che siamo entrati in questa scuola c'era un'entità paurosa. Eh? Sì, proprio così, un'entità paurosissima che ti mangiava le budella. Ma noi l'abbiamo scampata, vero Sbri? Cosa? Davvero? No, non crederle, Meg ti sta prendendo per i fondelli. Dai, stupida, sto scherzando. Oh, meno male. Sbri, vieni a vedere. Che cosa? Ma quello è Herobrine. Ma cosa sta facendo? Non lo so, sembra che ha un pacco in mano. Non capisco. Vabbè, magari sta tornando a casa, no? Ma che sta tornando a casa? Quello non ce l'ha una casa. Oh, sto uscendo, c'è... Via, via, via. Via, 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 via. Andiamo, ragazzi. Non so, sembra che stia andando dall'altra parte dell'edificio. Sì, sì, sta andando dall'altra parte dell'edificio. Allora dobbiamo sbrigarci, dobbiamo andarla a seguire. Ma a me piace questo posticino. Stavo scherzando, dai, andiamo. Andiamo. Via, 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 via. Bri, guarda, guarda. Che cosa, che cosa? Sta entrando dentro la cucina. Ma che cosa vuole fare? Non lo so, secondo me sta mettendo qualcosa nel mangiare. Oh, porca miseria, dobbiamo stare allora attentissimi. Esatto, il tipo potrebbe avvelenarci. Ok, adesso che abbiamo visto tutto dobbiamo andare. Potremmo andare veramente in guai seri. Sì, è vero, io mi sto tipo congelando. Vi prego, andiamo. Ho paura questa cacchia di scuola. Ma cacchio, piove. Piove, 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 piove. Ah, raga, è qua il dormitorio, ragazzi. È vero, andiamo a scuola. Andiamo, oh, mamma mia. Allora, dai, venite, porca miseria, avete sbagliato. Oh, no, mi sono inzuppato tutto. Oh, oddio.
Okay. Devo andare a cambiare la divisa. A chi lo dici? Ci siamo inzuppati tutti quanti, ragazzi. Però guarda, tocca la mia spalla. Ah, che schifo! È tutta sporca. Comunque abbiamo notato che effettivamente Aeroprime, allora vedete che avevo ragione, che è qua in questa università. Io ve l'avevo detto. Ok, non è possibile. E invece sì che è possibile, Yumi. Però secondo me potremmo fare qualcosa a nostro vantaggio per evitare che effettivamente possa fare qualcosa di sbagliato. Come avete visto, lui ha messo all'interno del mangiare qualcosa, stava portando una sorta di scatola. Cioè dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché potrebbe veramente avvelenarci, come ha detto Crucco. Quest'oggi non si mangia. Esatto. Dovremmo andare in cucina magari. Dobbiamo andare in cucina e provare a vedere che cosa è quella cassa. Dici, dovremmo andare? Sì. No, ma magari domani, pericoloso. Che forse di giorno non ci sta. Sì, ma di giorno la scuola è attiva comunque, di giorno. Di giorno, di prima mattina. Non lo so, che ora apre la scuola? La scuola apre alle 8, Crucco. Alle 8 andiamo alle 6. Ma no, ma senti un attimo, io non posso fare after. Andare di sera con quello in giro, te lo scordi? Aspetta un attimo, Crucco, non va bene, io devo andare a dormire, non possiamo fare after, capito? Dai. Ma non dico per forza oggi, ma è rischioso. Ma che avete da urlare a quest'ora? Che ci fai qua, Ryan? Sai com'è? C'è il sapientone che sta urlando. Ma che vuoi da me? Ryan, tu mentre dormivi, noi siamo andati in giro e abbiamo visto Aeroprime. In giro, Aeroprime? E non ti abbiamo chiamato per evitare di darti problemi, insomma. Avete fatto bene. Buonanotte. Come buonanotte? Buonanotte. Ma guarda te. Ma ti interessa un minimo? L'idea di Ryan non è così male. Andiamo a dormire. Ah, perché scusa, prima di che cosa che avevo detto? Vabbè, comunque. Vabbè. Okay. Buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Oh, che notte. Buonanotte. Io mi sono prodigio. Shark, che cosa accade? Freddo. Freddo? Beh, sì, direi. Freddo. Io mi andrei a fare una bella doccia, onestamente, in questo momento. Andiamo a farla? Andiamo a farla. Ma Shark, dai, andiamo. Shark! Vieni qua! Oh, chi è che ti aveva dato la mia divisa? Dammi la mia divisa che me l'avevi rubata! Avevo solo quella! Vieni qua! Ok, va bene, vado a farmi una doccia. Ma dove sono le docce qua? Non ditemi che devo lavarmi a pezzi! Ma sono pazzi! Io non posso lavarmi a pezzi! Sono... Oh mio Dio, non ci voglio credere. Ok. E vuoi che lavo io? No! Chiudi la porta, vai via. Ciao. Oh, porca miseria. Che delirio.